Ciao a tutti, ecco, siamo pronti. Ecco, qui sono quasi le 18, c'è Marcello Carrozzo con me, ancora qualche minuto per farvi collegare e inizieremo ovviamente a lavorare, come al solito, parlando della Via Ellenica del Cammino Materano. Ancora qualche minuto e iniziamo. Intanto facciamo un test. Se potete scriverci qualche commento per vedere se funziona, vedo già un po' di persone collegate. Scriveteci qualche commento in maniera tale che possiamo, diciamo, anche vederli. Scrivete un commento qualsiasi. Innanzitutto, ci sentite? Ok, vediamo i commenti. Ok, ecco qui d'Arezzo Giancarlo, pronto, curioso di conoscere questo nuovo cammino. Come vedete, noi abbiamo la possibilità di mostrare i commenti, diciamo, sul display, quindi potete fare in qualsiasi momento le vostre domande. Grazie Giancarlo, quindi ci sono anche altre persone collegati, c'è Giorgio, Giovanni, Celeste, anche che ci dice che si vede, si sente bene. Ecco, c'è anche Alice, ci sono, insomma, aspettiamo ancora un minuto, siamo già un po' di persone. Il tempo di, vi prego di condividerlo se potete anche sulle vostre pagine in maniera tale da dare ovviamente massima diffusione. Io sto cercando anche di condividerlo, in maniera tale che praticamente tutti possano in qualche modo ascoltare. Allora, vediamo un po', lo pubblichiamo anche, sta andando in diretta anche sia su In Itinere, su Io Cammino in Italia. Se mi vedete distratto è semplicemente per collegare, diciamo, gli altri gruppi. Marcello, nel frattempo che collego gli altri gruppi, vuoi dire qualcosa? Sì, va bene. Innanzitutto volevo salutare tutti, in particolar modo i miei fratelli acquisti. Collegare, diciamo, gli altri. Giovanni, insomma, tutte persone con cui ho avuto modo di condividere maggiormente questa esperienza, che ovviamente la vostra assenza si sente e speriamo al più presto di riabbracciarci. Oggi parleremo di questo percorso della Via Ellenica, di questo cammino, un lavoro veramente lungo, faticoso e che comunque alla fine ci ha dato grandi gratificazioni. Io attendo tue istruzioni, Angelo, lo sai, io non sono. Un ultimo, vi chiedo quindi alle persone che sono con noi di aiutarci anche a condividere sul gruppo. Sto condividendo ora sull'ultima pagina, poi ok, possiamo iniziare. Ok, c'è qualcuno che dice di salutare l'amico alieno. Io prima di iniziare Lo è prendo. scaramantico. Ovviamente prendilo, prendilo. Perché voi non sapete che ogni cammino ha, diciamo, la sua mascotte, la Via Ellenica, il nostro amico alieno. Faccio fare il Allora, namaste. ecco. Ok. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie di esserci. Ci sono anche, vedo, gli amici della Sicilia, c'è Alice, anche, insomma, che ci stanno seguendo, più altre persone. Allora, oggi, domenica scorsa, abbiamo parlato della Via Peuceta del Cammino Materano. Oggi vorremmo parlare della Via Ellenica, perché la Via Peuceta l'abbiamo aperta ormai 2 anni e mezzo fa, 2 anni e mezzo fa. Come avete visto dal sito, ora vi faccio vedere diciamo, la mappa del Cammino Materano in maniera tale che abbiate, diciamo, tutta la situazione, insomma, sotto controllo. Allora, come vedete, riuscite a vederlo? Ecco, sì. Il Cammino Materano è fatto, diciamo, da diverse vie, da 6 vie precisamente. Abbiamo aperto ormai 2 anni e mezzo fa la Via Peuceta, di cui abbiamo parlato
la domenica scorsa, che è questa in giallo, che sono 7 giorni di cammino da Bari a Matera per circa 160 km. Oggi parleremo invece di questa via azzurra che si chiama Via Ellenica, che è la seconda che abbiamo aperto. E quando dico che abbiamo aperto, dico che è finita. Noi non apriamo una via finché il lavoro non è completo. E quando parlo di lavoro completo, intendo la segnaletica, almeno orizzontale, quella in vernice, una lista delle accoglienze, credenziali, timbri e comitati di tappa. Alcuni dei comitati di tappa, infatti, ci stanno seguendo. Vi faccio vedere il dettaglio della mappa della Via Ellenica in maniera tale che potete rendervi conto. Allora, per quanto riguarda la Via Ellenica, ora sta caricando, eccola qui. La Via Ellenica invece è fatta di 380 km, divisi più o meno in 15-16 tappe, che vanno da Brindisi a Matera. Come vedete, è un percorso più lungo rispetto alla via precedente, circa il doppio, e ha il vantaggio di uno, credo che forse sia l'unico in Italia o pochi altri, che è bidirezionale, cioè voi trovate le frecce sia in direzione da Brindisi a Matera, ma anche da Matera a Brindisi. I testimonium possono essere presi da Brindisi o sia a Matera, ovviamente, come succede per la via Peuceta, e poi magari ve lo farò vedere, sia a Brindisi, ma c'è una novità, c'è anche a Crispiano, dove c'è Marcello collegato con noi. È possibile ritirare quello che noi non vogliamo tanto chiamare un testimonium di metà cammino, perché in realtà, come prima avremo modo di approfondire, la Via Ellenica sono più cammini in uno, ma a Crispiano si riceve l'Oxenium. Ora, questa è una breve presentazione. Nel frattempo che io cerco l'immagine dell'Oxenium, non so se Marcello vuoi aggiungere qualcosa. Sì, in realtà diciamo, la descrizione del cammino l'hai ben fatta. Tutto quello che ovviamente non è visibile è il backstage, cioè tutto ciò che è stato fatto alla base di questo enorme lavoro, che non è soltanto un lavoro fisico, ma è sicuramente un lavoro di ricerca, di condivisione, di rapporto con le persone, con i territori, con le amministrazioni. Alla fine si mette in moto una macchina veramente importante che poi, senza ombra di dubbio, diventa volano di una nuova economia in quella che è una terra che troppo spesso è stata illusa da un'economia industriale e che oggi invece cerca un riscatto in quello che può essere una nuova forma di economia, oltre a un turismo differente. Che normalmente definiamo turismo lento, ma in realtà è un turismo che raggiunge il cuore, dei luoghi che attraversiamo. La mia esperienza personale che oggi vi sto portando, essendo anche referente di tappa, appunto della tappa di Crispiano, è un'esperienza che parte dal mio primo cammino, svolto, durante la via Peuceta, la via Sveva, scusate. Una via che ancora non è ufficialmente aperta, lì ovviamente ognuno di noi subisce un certo fascino da tutto questo. Questo fascino, in realtà ha condizionato poi la mia vita a seguire. Questo poi unito a delle letture, perché poi in realtà, chi abita in questo territorio in realtà non lo conosce realmente, perché siamo abituati a percorrere questi luoghi con le automobili in velocità e non riusciamo mai a cogliere quelli che sono realmente i particolari del nostro territorio. I cammini, e in questo caso il cammino della Via Ellenica, consente un'attenzione differente sia sui luoghi, ma soprattutto sui rapporti umani delle persone che abitano questi luoghi. Allora, questo è il testimonium che si può ricevere sia a Matera che diciamo a Brindisi. Quello di Brindisi è un po' diverso, però insomma ve lo faremo vedere subito dopo. Mentre a Crispiano, Marcello, che è l'ospitaliero appunto di un luogo magico di cui vi parleremo dopo, che si chiama Masseria Urbana, che è proprio vero riferimento della Via Ellenica, perché
perché proprio a metà del cammino viene, diciamo, dato lo xenium. Che, perché il termine xenium? Io, vabbè, qui ho recuperato un PowerPoint, mi scuserete, spero che riusciate comunque a vederlo. Perché fondamentalmente i romani chiamavano Xenium il dono che veniva dato all'ospite, e siccome questa è il Xenium deriva appunto da Xenia, cioè vale a dire del rapporto proprio sacro che si aveva con l'ospite, ci sembra, e stiamo parlando di via ellenica, ci è sembrato bene di fare anche questo tipo di lavoro, anche diciamo di ricerca da questo punto di vista. Ovviamente. Ora vi stiamo dando le informazioni, diciamo, più generali, però voglio dire, sulla Via Ellenica troverete, diciamo, anche, ora ve ne parleremo largamente, anche, diciamo, tutto un aspetto umano importantissimo. Quindi abbiamo detto circa 15 tappe, Cecci Romanica, ricevute le credenze avrebbe avuto. Allora, c'è, tra l'altro, nel frattempo ci stanno scrivendo tutti, Cecci Romanica che ci dice: ricevute le credenziali, avrei dovuto partire con l'amico Angelo Annibali il giorno 11 marzo, 11 marzo ultimo scorso. Il giorno prima, che lavori in un'amministrazione pubblica, perché questo è un modo di dire proprio tipico delle amministrazioni. Il giorno prima della partenza non conoscevamo il referente di Brindisi e abbiamo riscontrato scarsa organizzazione, questa è stata l'assenza di informazioni specifiche dettagliate. Ciro, no, in realtà non è così. Tieni conto che c'è un sito che è il sito camminomaterano.it che adesso vi faccio vedere. Noi ovviamente, io non so se tu ti riferisci a Brindisi o al cammino in sé, però vi faccio vedere il sito dove in realtà tutte le informazioni di dettaglio ci sono. Ecco, cerco di condividerlo nel frattempo che carica, nostri potenti mezzi. Allora, come vedete, c'è un sito internet dove è possibile avere tutte le informazioni. Probabilmente, diciamo, non sei riuscito a intercettarlo. In questo sito ci sono tutte le informazioni. Quindi andando a In cammino via ellenica, quindi vedete proprio tutto il percorso anche da fare. Qui avete, ora tenete conto che sto con la connessione del cellulare, quindi magari è un po' lento. Avete non solo tutte le tracce geolocalizzate su Google Maps, quindi non dovete neanche scaricare, diciamo, applicazioni particolari, ma avete tappa per tappa il descrittivo con le informazioni anche di dettaglio, potete addirittura scaricare il GPX e così fino ad arrivare, diciamo, a Matera o a Brindisi. Inoltre, in una sezione aggiornamenti, guide. Allora, come vedete, c'è nella sezione via ellenica la mini guida. Quindi, Ciro, scaricando dove c'ho adesso io il mouse, il PDF, c'è anche l'elenco di tutte le strutture di accoglienza. Noi, ovviamente, questa cosa non la percepiamo la tua come critica, ma magari. È ovvio che un cammino ha bisogno di tempo affinché, diciamo, sia conosciuto. Se per la via Peuceta già esiste la guida di Terre di Mezzo, ci stiamo lavorando e contiamo magari dell'anno prossimo di pubblicare anche la guida della Via Ellenica, ma nel frattempo c'è il PDF. In più sul sito, tra non molto, nella sezione, diciamo, proprio in cammino, anzi, scusate, in viaggio dei comitati. Ci sarà, adesso c'è la descrizione generica, ma ci sarà una tabella con tutte le mail di tappa per tappa con le mail di tutti i comitati a cui tu ti potrai rivolgere. Quindi, inoltre, mi hai aiutato anche a spiegare la cosa, nella sezione news hai tutte le informazioni che le cose che nel frattempo capitano, cioè se c'è una strada che si è interrotta, se c'è un'ospitalità che cambia, diciamo sempre di tenere sotto controllo la sezione news. Non solo, c'è anche una sezione pubblicazioni che, come vedete, qui ci sono, vabbè, quella della Via Peuceta, ci sono addirittura anche i romanzi, e qui poi quando pubblicheremo la guida della Via Ellenica ci sarà. E c'è pure addirittura una sezione shop con addirittura tutti i gadget del cammino che chi ha voglia per sostenere il progetto
diciamo, acquistare. Ma al di là di questo aspetto qua, ci sono altre domande. Ok, ci sono nomi di referenti e chi presentarsi a Brindisi per la prima bollinatura. Sì, Ciro, innanzitutto c'è l'InfoPoint. C'è l'InfoPoint e poi nella sezione praticamente dei comitati avrai la mail, diciamo, praticamente del comitato. Comunque, dovessi avere problemi, scrivici a camminomaterano@gmail.com e ti giriamo poi anche il numero di telefono stesso, del responsabile di tappa, quindi senza problemi. Dove eravamo rimasti, Marcello? Vabbè, Ah, il Proxenium, insomma, dalla particolarità di questa via ellenica nella sua bidirezionalità, nel punto centrale appunto di Crispiano di questa via, che può essere percorsa ovviamente tutta o magari anche dividerla, essendo un cammino che normalmente può durare 15 giorni se lo si fa tutto, diciamo dividendolo in due tappe, facendo o il Brindisi Crispiano, o il Matera Crispiano, o comunque avendo Crispiano come punto centrale del cammino, in una settimana può dividere appunto questo cammino in due volte durante il suo periodo occasionale di ferie o di altro, insomma. Ci sentite bene? Perché Lorenzo mi ha mandato un WhatsApp dicendo che si sente poco. Dateci conferma che si sente, o è Lorenzo che ha alzato il volume, che è possibilissima la cosa. Allora, c'è tra l'altro Rocchi Parente, chi gestisce il cammino? Società, associazione, impresa? No, Rocchi, i cammini italiani, tutti i cammini italiani hanno un cosiddetto soggetto gestore, che normalmente è un'associazione. L'associazione che gestisce del cammino materano, perché quello che l'ha inventato, è sempre stata in itinere. Per la Francigena c'è l'Associazione Europea delle Vie Francigene, per il Cammino di San Benedetto c'è l'Associazione del Cammino di San Benedetto e così via. Ovviamente chi ha fatto lo sforzo progettuale è praticamente impegnato a diciamo, lavorare sul cammino. E questo ente gestore è riconosciuto sia dalla Regione che diciamo, dal Ministero, dal MIBACT, dalla Trante dei Cammini. Qui c'è anche con noi Domenico Bruno che lui non lo sa, ma lo intervisteremo prima o poi perché lui è stato forse la prima persona che ha percorso interamente in autonomia la Via Ellenica. È stato il primo, quindi Domenico non Un sfuggi. Esatto. pellegrino puro sangue, dimmi con me. C'è poi Stefano Novarese che anche lui ha percorso tutta la Via Ellenica e anche lui sarà precettato prima o poi. E quindi ti mettono all'ingrasso. Allora, c'è Crispino, ci ha dato l'assessore alla cultura di Mottola che ci dice che si sente. Quindi, diciamo, già abbiamo anche le istituzioni dalla parte nostra. Allora, tutti sentono bene. Lorenzo che non ha alzato il volume, ma veramente questo si sa. Allora, io andrei avanti. Fateci domande. Sempre in maniera tale praticamente da non fare un discorso noioso di presentazione. Avevo pensato di riunire. Allora, c'è tra l'altro un'altra domanda, sempre di Giancarlo. Io avevo pensato di riunire due volte, cioè due tappe intendi, seconda con terza e 13 con 14. Giancarlo, se ci dici i paesi è più semplice, perché ovviamente avendo in testa diversi cammini, il numero è più complicato. Normalmente la via ellenica è più scomponibile rispetto alla via peuceta, soprattutto in Valle d'Itria è più facile. Allora, poi abbiamo Roberto Cancellieri. La nostra partenza era prevista per ieri, ma per ovvi motivi l'abbiamo rimandata per i prossimi mesi. Per quanto è prevista la guida cartacea, nell'ultimo tratto si ricongiunge la via peuceta. Allora, la guida cartacea noi prima del coronavirus avevamo intenzione, ma poi ne parleremo diffusamente, di farla uscire subito dopo la guida della Via Francigena del Sud a cui stiamo lavorando con l'Associazione Europea Vie Francigene. Quindi se era prevista per la fine di quest'anno l'uscita o l'inizio dell'anno prossimo della guida della Via Francigena del Sud,
si presupponeva, dato che abbiamo molto materiale pronto, che subito dopo sarebbe uscita quella della Via Ellenica. Ora credo che tutto slitterà di almeno, penso, 6 mesi. No, non si ricongiunge la Piceta, si ricongiunge a Matera. Ecco, abbiamo citato l'Associazione Europea Vie Francigene e ci scrive il direttore dell'Associazione Europea Vie Francigene che dice: "Vivo il cammino materano, siete uno splendido esempio per tutti i cammini, complimenti per il vostro lavoro. Angelo, non esagerare con i dolci." Tutti mi conoscono, eh? Allora, c'è anche il comitato di Castellaneta, visto che ci chiedevano anche i nomi dei referenti di tappa, c'è Francesco De Crescenzo, grandissimo. Comitato di Castellaneta che si Ciao dà tanto da Francesco. fare, ci ha spiegato meglio Gianfranco Amatucci da Serranova ad Ostuni, la prima da accoppiare. Sì, credo che tu quella Ostuni, Serranova, Carovigno, Ostuni sono accorpabili perché sono tappe brevi e anche relativamente semplici perché sono in piano. Sandro Burgato, ciao a tutti da Sandro, FIAB Rovigo. Noi dovremo scendere il 7 giugno, speriamo di superare l'emergenza. Guarda, ce lo auguriamo tutti, ma che almeno per giugno sia possibile riattivarla. La seconda è sempre Giancarlo Amatucci, la seconda accoppiata Massafra Castellaneta. Quella la vedo un po' più lunga, quella che puoi accorpare penso che sia quella di Palagianello. Cioè, anziché fermarti a Palagianello, puoi arrivare a Castellaneta direttamente. Però partire da Massafra, forse puoi fare Chiederà che Mottola, Mottola giusto? Castellaneta. Che comunque è una tappa impegnativa per Mottola, quindi sì, sicuramente da Mottola a Castellaneta è fattibile, è molto più fattibile. Sì. Infatti, Stefano Novarese, che l'ha percorso, ci dice: "Sì, più tappe sono accorpabili con un buon passo." Ma il passo di Stefano è, diciamo, è leggendario. Abbiamo new entry, c'è Gianni di Mastro Chicco. "Salve, sono nuovo di questa chat, vorrei sapere cosa fare per accedere alle informazioni riguardanti l'associazione." Non so se ti sei connesso solo ora. Abbiamo dato il sito, che è sito caminomaterano.it, lì trovi tutte le informazioni. C'è Giovanni. Allora, c'è Giovanni. "Sarebbe interessante, mi piacerebbe anche collaborare in tal senso, fornire un servizio di informazione sui mezzi pubblici che collegano le varie tappe per chi decide di percorrere la Via Ellenica in tempi diversi." Guarda, Giovanni, la carrozza del Cammino Materano, i nostri porti sono sempre aperti, quindi chiunque voglia dare una mano, magari, la vita di un cammino è fatta proprio di comunità e di gente che hanno voglia di impegnarsi. Quindi, allora, a questo punto, tra l'altro, noi come al solito abbiamo fatto i compiti a casa e ci siamo portati anche un po' di immagini da farvi vedere, soprattutto per gli amici del nord. Una premessa: i cammini del sud sono cammini che meglio si fanno ovviamente primavera, estate, giugno ancora, perché da noi fa caldo serio. Queste immagini sono, diciamo, quindi portarsi acqua è una cosa ovviamente importante. Io ora magari mi sto zitto un pochino, che sarebbe anche l'ora, e faccio parlare Marcello proprio guardando le immagini e intervengo solo se c'è qualcuno che fa qualche domanda. Se per te va bene, Marcello. Sì, va benissimo. Io in realtà volevo anche fare una premessa per chi volesse in qualche modo programmare questo cammino della Via Ellenica, in attesa appunto che venga pubblicata la guida cartacea della Via Ellenica, e avendone l'opportunità in questi giorni, io vorrei anche suggerire di leggere qualcosa sulla Puglia, e non intendo la Puglia turistica, intendo anche qualcosa di un po' più storico, perché non dobbiamo dimenticare, che la Puglia è stata comunque da sempre crocevia di cammini e di pellegrinaggi, non fosse altro, che era uno dei punti di partenza per la Terra Santa, per cui tutti quanti hanno, già da tempi immemorabili attraversato la Puglia.
E molti di loro hanno lasciato un segno nel racconto di queste terre, a cominciare da Mecenate, Orazio, Virgilio. Addirittura si racconta che Virgilio avesse abitato proprio a Brindisi, avesse avuto proprio una sua dimora, dove una leggenda racconta che sia ancora esistente vicino le colonne, che sarebbero il termine poi della Via Appia. Correggimi se sbaglio, Angelo. Non voglio dare dati storici errati, però sono frutto di facili ricerche le informazioni che vi sto dando. Nel tempo, altri scrittori, ricercatori hanno parlato della Puglia. Un libro che vi voglio suggerire di leggere e che racconta quella che è l'anima della Puglia, uno dei libri, è questo, che fu scritto nel 1951, ditemi se si legge, un libro di Tommaso Fiore, intitolato Un popolo di formiche. Un popolo di formiche, già questo titolo la dice lunga su come sono i pugliesi. Un popolo abituato a lavorare, un popolo abituato a costruire, un popolo abituato a costruire insieme. In questo libro, che fra l'altro è stato scritto in un periodo particolare, giusto per essere leggeri, della storia italiana, un libro scritto nel periodo fascista, in cui comunque molto ciò che si scriveva era comunque controllato, Tommaso Fiore è riuscito a descrivere quella che poi viene definita una Puglia arcaica, una Puglia immobile nel tempo. Infatti, vi capiterà di attraversare dei territori che sembrano fermi nel tempo, nella loro architettura, nel loro paesaggio, nella loro, posso dire, anche nella loro propria storia. Questo lavoro poi è stato proseguito anche da altre persone, da altri storici, paesaggisti. Voglio consigliarvi anche la lettura di quest'altro libro, che si chiama Pellegrino di Puglia, scritto da Cesare Brandi. Cesare Brandi, questo libro che è stato scritto intorno agli anni 50, credo, sì, ovviamente poi ripubblicato più volte perché è diventato quasi introvabile, soprattutto nella sua sezione dedicata a Martina Franca, che è uno dei punti tappa della Via Ellenica. Vi voglio soltanto leggere questo quadro che fa Cesare Brandi nella descrizione della Puglia e dei suoi paesaggi. Una Puglia che afferra il modo di rivelarsi a chi la ricerchi nella sua antica umanità, nel suo antichissimo aspetto, nelle sue sorprendenti e inattese fioriture artistiche. Vi prego di non trascurare queste sfumature per chi vuole attraversare questo territorio, perché vi faccio un esempio: già quando lascerete Serranova ed entrerete nel territorio di Ostuni, di Carovigno e poi di Ostuni, entrerete per esempio in quella che è definita la Piana degli Olivi, la Piana degli Olivi secolari, un sistema agricolo antico, arcaico, che non è dato da eventi storici importanti che hanno fatto sì che noi ereditassimo questo patrimonio. Lo stesso Columella, tribuno romano, nel suo trattato De re rustica, aveva fatto quasi questo trattato di scienze agrarie, come piantare gli ulivi, come potare gli alberi. Quindi tutto quello che noi abbiamo non è frutto del caso, è frutto di un'eredità storica importantissima che noi abbiamo ereditato forse anche in maniera non meritevole, che magari spesso l'abbiamo violentata, abbandonata, però è giunto il momento. È proprio attraverso i cammini, in cui io ci credo molto, il mio impegno quotidiano lo dimostra, proprio attraverso i cammini possiamo avere finalmente una visione, completa di quello che è la Puglia, la sua identità, la sua memoria, la sua tradizione, le sue radici. Nei racconti, per esempio, del popolo di formiche di Tommaso Fiore, quando si parlerà di Albero Bello, quando leggerete di Albero Bello, altra tappa appunto della Via Ellenica, capirete che oltre la spettacolarizzazione moderna, diciamo, dei trolli, di questa bellezza unica al mondo, c'è da capire perché i trolli, da dove nasce questa esigenza edilizia, come i contadini apprendevano quest'arte.
Quindi credo che sia importante fare anche un approfondimento storico su quelle che sono le nostre radici culturali. E così, attraversando questo territorio, oltre ad essere meravigliati dalla sua bellezza e magari anche dai suoi controsensi, dalle sue contraddizioni, avrete modo di comprendere meglio lo spirito di questa terra. Ripeto, una terra che è stata raccontata nei secoli da tutti, ma da tutti quelli che probabilmente non erano neanche pugliesi. Quindi il fatto che lo facciano delle persone oggi che l'hanno attraversata e l'hanno conosciuta, credo che sia un segnale forte proprio culturale. E niente, andiamo avanti con le foto. Marcello, scusami se ti interrompo, perché sono arrivate diverse domande. Allora, c'è una domanda di Daniele Giuliani che ci dice: Ciao, statisticamente quali sono le temperature minime e massime nella prima metà di giugno? Grazie a tutti, Daniele di Rovigo. Vabbè, al di là di quello che puoi già trovare, diciamo, online, in realtà dipende giugno quando, perché una cosa è l'inizio di giugno, che è ancora parente della primavera, una cosa è invece arrivare a fine giugno, che si è in piena estate da noi. Quindi piena estate significa che ti prendi anche 30 gradi tranquillamente. Cioè, si può fare, si può partire presto. Cioè, questo, la prima metà di giugno è più, diciamo, più mite perché, diciamo, ancora non siamo in piena estate, quindi giugno è un po' spaccato a metà a livello di temperature. C'è un'altra domanda di Giancarlo. Avete fatto convenzioni per menù del Pellegrino? Sì. Come sempre succede sul Cammino Materano, in quel PDF della Via Ellenica che vi ho fatto vedere prima, potete trovare gli esercizi convenzionati e su questo vi dico, la credenziale serve a questo, perché molti dicono: Vabbè, ma che serve la credenziale? Come sapete, noi la credenziale, noi, come l'associazione, chiede una donazione, una donazione X che può essere 1 euro, come 10, decidete voi, ognuno fa secondo la propria anima e la propria tasca. Questa è una filosofia che abbiamo raccolto dal Cammino di Santiago, dove ci sono dei luoghi dove viene detto: coges lo que necesitas e deja lo que puedes, cioè nel senso prendi quello che di cui hai bisogno e lascia quello che puoi. È anche la nostra, però la credenziale per noi è fondamentale, sia perché noi con quei soldi compriamo proprio la vernice, mettiamo la benzina, facciamo tutto questo lavoro, per dirvi, anche compriamo la licenza di questo programma che ci permette di trasmettere in diretta. Ma due, perché la credenziale vi riconosce come pellegrini e quindi le strutture sia ricettive che ristorative convenzionate applicano il prezzo del cammino solo a chi ha la credenziale. E quello lo trovate negli elenchi. C'è Marzia che dice: Sono arrivata in ritardo, mi sono persa l'info sui giorni e le tappe. Sì. Te la sei persa, vabbè, ma tanto rimane poi salvato, diciamo, il video, diciamo, nella pagina, e quindi te lo potrai poi vedere con calma. Comunque sono 15 o 16 tappe di cammino. Allora c'è Antonio Mojito che invece vorrei sapere se lungo che è già tutto un programma. Buon pomeriggio, vorrei sapere se lungo la via ellenica si trovano fontane di acqua potabile. A settembre 2019 ho percorso la via Piocetta e mi sono dovuto soffrire in ogni tappa i 4 che avevo sulle spalle. Allora, questo, il fatto delle fontanelle, è un discorso che vale quasi per tutta Italia, in particolar modo per il sud. Perché? Perché non ci sono? Perché i nostri paesi sono circa distanti uno dall'altro una ventina di chilometri, per un motivo storico. Perché i romani costruivano a un giorno di marcia della legione, era quello il motivo. E quindi il sud, che è ancora un impianto fortemente romano, i paesi sono lontani. Quindi portare le tubature in mezzo alla campagna sperduta ha un costo esorbitante. Guardate, anche come ragionamento, l'abbiamo fatto diverse volte con l'acquedotto, viene un costo che neanche i comuni o la regione può affrontare, è un qualche cosa di impossibile. Quindi l'acqua va portata dietro, poi dipende ovviamente dal periodo in cui si parte. Tenete conto però che man mano tenete sempre d'occhio la mappa Google, perché pian piano la stiamo aggiornando anche con eventualmente con quelle masserie che vi possono anche
o vendere l'acqua o darvi l'acqua, e quindi metteremo una goccia, metteremo ovviamente un'indicazione. A tal proposito volevo aprire e chiudere una parentesi velocissima, sì, sul fatto che l'acqua, non trascuriamo il valore umano dei cammini e di tutto quello che accade durante i cammini, perché anche a me personalmente è capitato di gente che durante, nel bel mezzo della campagna, mi ha chiesto di cosa avessi bisogno. Quindi attenzione anche a questo particolare, cioè al valore umano che si incontra durante il cammino. Chiusa parentesi. No. Marcello, c'è una richiesta per te, dice Marcello, a fine diretta ripilo i testi con gli autori citati, per favore. Perché ne ho altri da citare, per cui alla fine faremo un riepilogo. Abbiamo fatto i compiti a casa. Allora, c'è infatti, riguardo ai prezzi, l'intervento di Stefano che dice: facendo eccezione per Ostuni e Valle d'Itria, ho trovato prezzi più bassi rispetto ad altri cammini, anche del sud. Allora, sì, effettivamente il sud costa di meno, normalmente, però voglio dire, da questo punto di vista c'è un... non ci sono, voglio dire, non si spende come si spende, per esempio, sul St. Olav in Norvegia, dove sono botte da orbi, oppure come le Puy in Francia. Cioè, è un cammino abbastanza economico. Considerato che i prezzi della Spagna, o meglio del cammino francese, perché poi anche in Spagna ogni cammino, se vai sulla ruta vicentina o se vai sul cammino del nord, i prezzi iniziano a cambiare, è un cammino che in media con i cammini italiani, quindi parliamo di 50 euro al giorno, che da noi possono diventare 45 o 40, dipende poi ovviamente dalle necessità. Allora, c'è Rocky che ci dice: immagino vengano toccate molte materie storiche e didattiche nell'attraversare il cammino. Sì, alcune ovviamente vengono toccate, alcune materie storiche ovviamente non le possiamo toccare tutte, perché altrimenti sarebbe un zigzag, perché solo a Crispiano è chiamato paese delle 100 masserie, quindi sarebbe finita da questo punto di vista. Antonella ci ricorda che Tommaso Fiore è uno scrittore politico di Altamura, quindi murgiano. Giusto. Bravo. Quindi diciamo è della via Peuceta. Quindi io direi di riprendere, se non ci sono altre domande, di riprendere da quello che stavamo dicendo prima. Metto di nuovo le immagini, perché la faccia nostra magari è sicuramente meno bella delle immagini che possiamo mostrare. In realtà, come vedete, in realtà la Via Ellenica è divisa in due pezzi. Il primo pezzo, è, parlando con Stefano Novarese, proprio che ci sta ascoltando, ma anche con Domenico, con le altre persone che l'hanno percorsa, ci hanno detto che la Via Ellenica sono due cammini in uno. Poi magari prego anche Stefano di intervenire. C'è una prima parte che è quella della Valle d'Itria, cioè si esce da Brindisi, si prende una barchetta per arrivare al Casale, si entra nella piana degli ulivi secolari, quindi ci sono questi trulli che, ecco, questo è proprio il sentiero tipico che trovate nella prima parte, no? Con questi muretti a secco, addirittura qua siamo a Martina, l'allevamento appunto dei cavalli, quindi poi sono state fatte anche in stagioni diverse, quindi andando indietro, tornando indietro, quindi trovate questo paesaggio caratterizzato proprio da proprio dalla Puglia bianca, se vogliamo chiamarla. In merito alle masserie volevo aggiungere qualcosa, perché sì, è innegabile che le masserie negli ultimi 10-15 anni siano stati il traino del turismo elitario, diciamo, pugliese. Però anche qui ci sono forti controsensi, perché molte masserie ristrutturate, bellissime, meravigliose, sono poi diventate i jet set di matrimoni da favola. In questo cammino incontrerete invece avrete una visione differente delle masserie, purtroppo molte delle quali in stato di abbandono, perché la masseria in effetti era un'unità produttiva un tempo, un'unità che consentiva il soddisfacimento, diciamo, delle esigenze personali della masseria, e poi tutto quello che avanzava ovviamente veniva venduto o scambiato.
Ovviamente il nuovo sistema economico ha stravolto tutto questo. Personalmente mi auguro che ci sia un recupero di tutte le masserie che voi incontrerete, che sono veramente tante, 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 e sono tutte veramente meravigliose. Ma mi auguro, mi auspico che non diventino nuovi jet set per un turismo elitario, ma che siano restituite magari e fruibili a coloro che ci abitano attorno, a visitatori, affinché diventino delle unità didattiche che trasferiscono la memoria dei luoghi, insomma, che siano dei veri riferimenti, dei monumenti statici della nostra cultura. Esatto, qui ne stavo facendo vedere alcune, anche alcune in stato di abbandono, perché le masserie nascono proprio come unità agricole, quindi diciamo che qui siamo già passati nella fascia, diciamo, greline. Allora, come vi dicevo, in realtà quindi la prima parte sono i trulli, quindi tutti i paesi come Cisternino, Alberobello, Ostuni stesso, che si sta anche impegnando molto come amministrazione. Diciamo Carovigno, sono per arrivare poi ad Albero fino a Locorotondo e Alberobello, sono tutte proprio la Puglia dei Trulli, questi sentieri tra una campagna molto ordinata. Arrivati a Crispiano, anzi, dopo Martina, si attraversa il Bosco delle Pianelle, che è un bosco meraviglioso. La tappa Martina-Crispiano è veramente una tappa meravigliosa perché si attraversano chilometri di un bosco ovviamente secolare. Si arriva a Crispiano e lì il cammino cambia perché si entra nella terra delle gravine, nella terra dei grandi canyon fondamentalmente, nei quali si cammina, sia prima Massafra, Mottola, La Terza, Ginusa, Palagianello, fino ad arrivare a Castellaneta, quindi fino ad arrivare poi si sale a Montescaglioso, che è una bella, diciamo, bella salita, e poi si arriva a Matera. In realtà gli scenari sono veramente antichi, in particolare, vedete, quindi parlavamo delle masserie, no? Sono veramente proprio un paesaggio antico, diceva, parlando invece della Via Peuceta, ne parlava ieri Maria Corno con noi nell'intervista. Come vedete, sono paesaggi proprio scritti nella pietra. Queste sono le gravine, quindi per dare proprio l'idea di che cos'è una gravina. Sono dei veri e propri Quindi canyon, guardate, questi stile capelli. sinonimo di gravina, cioè una montagna al contrario praticamente. Le nostre montagne sono scavate nella terra, dove si osservano fiumi che scorrono sulla sua cima. Volevo aggiungere, Angelo, se mi permetti, a quello che dicevi prima Sì, di vai. proseguire nel cammino, alcuni tratti importanti della Via Ellenica. Tu hai citato la Valle d'Itria, hai citato, la Terra delle Gravine. In effetti, Crispiano, sì, è la porta delle Terre delle Gravine ed è, diciamo, l'uscita della Valle d'Itria. È importante segnalare vari punti di interesse paesaggistico che sono poi strettamente legati a ragioni storiche e culturali di quel luogo. Ad esempio, lasciando Carovigno e dirigendosi verso Cisternino, si incontra quello che è diciamo la strada costruita su quello che è l'acquedotto pugliese. Quindi c'è questa via dell'acqua chiamata, quindi è un pezzo di sterrato che praticamente corre lungo l'acquedotto, una parte dell'acquedotto pugliese. In questo tratto non vi sorprenderete o forse vi stupirete di incontrare un luogo magico nella Valle d'Itria, cioè un tempio induista, chiamiamolo, Ah, è insomma, vero. un luogo magico dedicato alla cultura indiana in cui è possibile fermarsi. Ricordami il nome, si chiama un ashram, esatto. È un ashram in cui c'è un tempio induista, in cui ci sono delle persone che praticano questa visione del mondo. È un luogo che i pellegrini possono accedere tranquillamente, ovviamente bussando, perché è comunque un luogo di cultura e di religione. E devo dire che tutte le volte che mi è capitato di poter attraversarlo, di poterlo visitare, ho trovato anche un contesto di accoglienza particolare. Superato Io questo non luogo, so,
Dimmi, Nel sì. frattempo, magari ti metto a schermo alcune domande a cui puoi Ok. rispondere tu, in maniera tale che vado a recuperare le foto dell'ashram, perché Sì. in questo modo Farlo ti vedere. metto. Allora, c'è una domanda a cui puoi rispondere tu stesso. Io nel frattempo cerco l'ashram di Locorotondo. Ok, Dino. Allora, sì, il percorso è fattibile in bici sicuramente nella prima parte della Via Ellenica, cioè quello della Valle Driti, intendiamoci, quindi da Brindisi fino a Crispiano sicuramente è fattibile. La seconda parte, cioè quella della Terra delle Gradine, è fattibile sicuramente con una buona mountain bike, però ci sono dei posti in cui dovrai necessariamente scendere dalla bici e attraversare, insomma, brevi tratti accompagnando la tua bicicletta, ma solo per un Metto. fatto non organizzativo, ma semplicemente per un fatto proprio paesaggistico. E l'altra domanda, Eccola qui. immagino che molte persone che conoscono possano prevedere di fare questo cammino in due volte per motivi di ferie. Da metà percorso è facilmente raggiungibile poi Bari o Brindisi con i mezzi pubblici. Allora, i modi per giungere sulla Via Ellenica possono essere molteplici. Ovviamente quello più veloce è l'aeroporto di Brindisi, quindi se si vuole partire da Brindisi. Una volta scesa all'aeroporto di Brindisi, di lì ci sono navette che ti portano in linea di massima a quello che è il punto di partenza della traccia, della prima tappa. Da Bari può essere raggiungibile, dipende poi da dove partire. Sicuramente Bari è molto meglio collegata, di molte città, è la più collegata, quindi anche da Bari potrai facilmente raggiungere Brindisi in treno, con mezzi pubblici di qualsiasi natura, e anche raggiungere Matera, laddove tu da Bari volessi raggiungere Matera per poi partire in senso contrario e farti la via ellenica da Matera a Brindisi. Insomma, i mezzi sono abbastanza collegati, ci sono molti mezzi di comunicazione e di trasporto. Sicuramente bisogna farsi un programma prima di partire, perché ad esempio molti mezzi, parlo anche dei luoghi interni della Valle d'Itria o della Terra delle Gravine, per esempio nei festivi non sono disponibili. Per cui prima di partire consiglio comunque di fare un'indagine approfondita su quelli che sono i vostri spostamenti. Allora, Marcello, ho trovato, ci sono le foto dell'ashram che vi voglio Ashram collegato mostrare. Leonardo. Come dice Leonardo, giustamente. Allora, guardate, questo è l'ashram. Se ci pensate, è meraviglioso, cioè nel senso che il fatto di avere, non è, è proprio una cosa particolare, di avere un ashram nel pieno della Valle d'Itria. Questo è il tempio dove c'è il fuoco perenne. Esatto, cioè, Che mi trovai quando feci il cammino, mi trovai proprio con la cerimonia del fuoco. Che fu un evento formidabile, fu soltanto fortuna perché effettivamente non la sapevo questa cosa, però ci trovavamo immersi in questa atmosfera magica che è veramente indimenticabile. Esatto, guardate come tra l'altro è molto carino, come un posto veramente molto bello, molto particolare, anche insolito in Italia. Vabbè, questo è l'interno del Tempio del Fuoco. Quindi vedete, è proprio diciamo, questa è la credenziale, avevo altre foto. Però come vedete è un posto molto particolare e adesso il buon Lorenzo, che è colui che di noi si occupa di tutta la parte logistica, forse riusciamo ad avere anche la possibilità di avere qualche posto letto lì per i pellegrini, perché poi noi ovviamente il cammino materano non è un percorso religioso nel senso tradizionale cristiano, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di spiritualità e quindi ognuno, perché è un cammino dentro se stessi, che diciamo è stato praticamente che si fa. A Poi tal c'è. proposito, scusami perché adesso, cioè, me l'hai tirata proprio fuori, no? Su quello Sì. che è il modo di camminare, no?
perché voglio ribadire, almeno questa è la mia personale visione, poi ovviamente Sì. ognuno ha la sua. Camminare è certamente un moto interiore prima di essere fisico. Non lo vorrei chiamare neanche sport, non lo vorrei chiamare neanche trekking. E a tal proposito voglio suggerire la lettura di un libro a cui io ci tengo molto, un libro di Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, originario di Brindisi, della provincia di Lecce, quindi un pugliese doc. Questo libro si chiama La bisaccia del pellegrino. In questo libro sono tre gli elementi importanti che Don Tonino vuole trasferire e insegnare: la gratuità, l'accoglienza e la condivisione, di cui un viandante ha bisogno sia nella vita, sia come percorso di vita che come cammino, insomma. Questo era giusto una parentesi necessaria. Poi farò il riepilogo totale dei libri. Assolutamente, tenete conto che poi potremmo anche scrivere un post in cui vi riepiloghiamo, insomma, tutti i libri. Tra l'altro, live, perché la cosa bella di avere diciamo, praticamente questo strumento live, vi voglio far vedere un altro luogo molto bello della Via Ellenica, che è esattamente questo qui, che ci è stato consigliato da Nunzio Ravazza, che è responsabile del comitato di Martina Franca. Questo è l'Ippogeo Rosso in uscita da Martina. Cioè, vale a dire che questo in realtà è un. E noi l'olio, che era chiamato l'oro verde, veniva prodotto in cavità ipogee. C'è tutto un mondo dietro questa cosa che oggi in 2 minuti non vi potrei, diciamo, raccontare. Da archeologo ne ho scavati alcuni, e questo proprio frantoio rosso è visitabile, diciamo, proprio in uscita da Martina. Il camino ci passa davanti. C'è un'altra foto che vi vorrei mostrare anche perché già i pellegrini lo hanno già visitato, e eccola qui, proprio i primi pellegrini della Via Ellenica l'hanno, diciamo, proprio visitato. Quindi anche questo è un altro posto magico, Ellenica, che racconta quelle che sono le nostre tradizioni contadine, perché forse se c'è una cosa che ci sta insegnando questa infinita quarantena è che poi dobbiamo, diciamo, recuperare anche quello che è una capacità produttiva autonoma. In questo Marcello, forse con l'esperienza di masseria urbana, non so se io non ho visto foto in quelle che mi hai mandato, peccato, ma le recupero Ma io. vabbè, magari tu sai la mia visione Esatto, nel commerciale. frattempo che parli di masseria urbana, ti vado a recuperare le foto. Sì, continuo con la Via Ellenica o vuoi che parli di masseria Che urbana? parlassi di masseria urbana in maniera tale che io nel frattempo cerco le foto e le condivido con i nostri amici. Per Ok. Allora, masseria urbana, l'autoproduzione soprattutto. sì, vabbè, masseria urbana che nasce nel 1920 circa, era un luogo produttivo che nel tempo poi è stato inglobato nel centro cittadino, appunto nella cittadina di Crispiano, che si trova a pochi chilometri da Taranto. Il progetto è stato lungo, nel frattempo sono successe tante cose nella mia vita, sono cambiate tante cose. Però questo progetto, questa idea, questa visione, chiamiamola, mi ha portato alla ristrutturazione ormai completa di questo luogo. Un luogo al cui io sono molto legato perché attraverso le sue pietre racconta quella che è stata la storia di questi luoghi. Io attualmente mi trovo nel piano superiore dove ci abito, ovviamente, mentre il piano inferiore, il piano terra, è stato totalmente destinato a quello che è l'accoglienza. In generale, e in particolare su quella che poi
è diventata l'accoglienza pellegrina. Masseria Urbana, diciamo, fonda i suoi strumenti principali su delle visioni. La prima è cercare di essere autosufficienti. Infatti, non a caso, il lavoro più grande che è stato fatto, che è quello che poi non è visibile, è rendere la struttura sostenibile. Quindi è stata recuperata un'antichissima cisterna ipogea di 27.000 litri, che attualmente, devo ringraziare Dio, è piena di acqua, perché recuperiamo le acque meteoriche, che poi vengono utilizzate, almeno in questa fase, solo per irrigazione di quello che è il nostro orto urbano, in cui ci autoproduciamo quello che poi mangiamo. E anche gli ospiti hanno accesso a questo orto urbano e possono servirsene liberamente. E poi l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, insomma, tutta una serie di pratiche virtuose che hanno portato poi a un notevole risparmio, perché spesso non lo consideriamo, ma essere sostenibili vuol dire anche risparmiare un sacco di soldi. Il discorso dell'accoglienza è divisa, diciamo, in questo modo. C'è una zona comune dove c'è una cucina, una zona soggiorno dove c'è un caminetto che gli ospiti possono accendere liberamente. E poi c'è una camera da letto con un letto matrimoniale, e poi c'è la parte ostello, quindi dove attualmente abbiamo 16 posti letto. 16 posti letto, ovviamente da intendere come una camerata, quindi sono letti a castello, organizzati, in cui c'è anche un angolo biblioteca e c'è anche un angolo ludico dove c'è un vecchio biliardo di calcio, dove vi assicuro che molte persone, molti pellegrini hanno passato notti insonni lì vicino. E poi c'è la parte, diciamo, di condivisione sociale, che lega questa che Angelo adesso vi sta facendo vedere, l'ingresso riservato alla parte ostello, che è una porta che io ho dipinto, una porta che riproduce sostanzialmente uno stile architettonico tipico barocco dei nostri luoghi, però dove c'è un'iscrizione, che è un'iscrizione che la si ritrova poi a Roncisvalle, che è scritta in latino, che in sintesi racconta il nostro modo anche di accogliere, cioè nel senso accogliamo tutti, accogliamo cattolici, eretici, ebrei, giudei. Accogliamo chiunque, che tu sia bello, brutto, in qualche modo ti accogliamo con l'unico vincolo che tu sia una persona disposta a condividere. Dicevo appunto della zona ludica e poi le altre attività correlate a Masseria Urbana, che ripeto non è una vera impresa, è più che altro un progetto in costante evoluzione, è appunto la possibilità di fare dei laboratori. Tutti gli ospiti che vengono qui presso Masseria Urbana, che siano pellegrini o che siano ospiti che vogliono trattenersi più giorni, possono accedere a vari laboratori. Il laboratorio principale è quello della ceramica, essendoci anche una tradizione storica locale della ceramica più rivolta verso Grottaglie, che è un centro molto più importante, o verso La Terza, che è un altro centro importante della ceramica. Cerchiamo di trasmettere quello che è il nostro know-how legato all'antica sapienza dei figuli di questi luoghi. Poi l'altro laboratorio è un laboratorio di Dorodango, che è un'antica arte giapponese, che in sostanza vuol dire l'arte di lucidare il fango. Non voglio approfondire perché poi magari avremo occasione anche di poterlo fare insieme. E un ultimo laboratorio è un laboratorio legato alle antiche farine, quindi il recupero di grani antichi e la possibilità di panificare in quello che è il nostro forno comune, in cui realizziamo appunto il pane fatto con dei grani antichi. Un altro Allora, elemento importante che si è aggiunto a quello che è il nostro percorso formativo aperto a tutti è l'utilizzo delle tecnologie. Perché oggi quando parliamo di tecnologia probabilmente un po' ci spaventiamo, perché pensiamo che la tecnologia in qualche modo possa sottrarre posti di lavoro. Se invece noi ci apportiamo la tecnologia come strumento per migliorare la nostra qualità di vita, diventa sicuramente molto più interessante. A tal proposito è in atto un progetto
tutto legato alle stampanti 3D, stampanti che realizzano oggetti con filamenti di bioplastica, ad esempio ricavato da canapa, ad esempio ricavato da scarti della lavorazione della produzione del pomodoro. Insomma, c'è tanto da dire. Questa immagine che Angelo vi fa vedere è una parte dello stello, dove sì, ovviamente anche qui sui muri potete vedere credenziali di viaggi fatti un po' altri cammini. Questa è una parte in cui ho desiderato fortemente mettere delle foto vere, perché penso che la fotografia su carta abbia qualcosa di un fascino particolare. Poi non so se Angelo c'è altre foto, comunque. Allora io no, volevo parlare. Ah, questa è un'altra cosa importante. A proposito, voglio dire, un bel giorno ricevo una telefonata da poi quello che ho conosciuto, Carlo, Carlo ed Elena, due persone partite dalla Svezia 4 anni fa, che stanno percorrendo praticamente tutta l'Europa fin quando sono giunti in Italia, e in questo momento stanno attraversando la Puglia, anche in questo momento particolare. Per fortuna ho loro notizie, stanno bene, sono sicuri e sono tranquilli. Un bel giorno me li sono ritrovati appunto in casa, quindi io avevo due asini nel giardino, la preoccupazione era anche, cioè loro giustamente si preoccupavano più di come cibare gli asini. A quel punto si è attivata una catena di solidarietà da parte di miei amici del luogo, Giovanni in particolare, che non ha perso tempo nel procurare il fieno, quindi mi sono ritrovato a fare un salto indietro nel tempo, perché un tempo anche in questo luogo c'erano delle mangiatoie dove animali come asini o cavalli erano utilizzati appunto per... Allora, scusami Marcello se si interrompo, ma sono arrivati altre domande. Dice Giancarlo Matucci: immagino che molte persone che conosco non possano prevedere di fare questo cammino in due volte per motivi di ferie. Da metà di percorso è facile raggiungere quei bari e poi primi mezzi pubblici. Sì, quindi no, e rispetto a quello che hai detto tu, voglio dire che il cammino, se uno ha una settimana sola, è scomponibile in due volte, perché appunto si arriva a Crispiano, a prescindere dalla direzione che si prende, e si può scomporre. Poi dopodiché... Volevo aggiungere che dal luogo, da Masseria Urbana, in collaborazione nella solita politica di coinvolgere più possibile le anime sensibili attorno a questo grande progetto, da Masseria Urbana si è organizzata con un servizio di transfer, quindi coloro che partono da Brindisi, arrivano a Crispiano e poi devono ritornare a Brindisi, abbiamo organizzato un servizio da Masseria Urbana per poterli riaccompagnare in aeroporto. Quindi sono elementi importanti da trasferire e da comunicare. Allora, poi... quindi se posso essere utile, allora c'è Stefano Novarese, dice: ho connessione un po' difficile oggi, quindi vi lascio. Se posso essere utile, sono a disposizione per eventuali info. È un cammino che consiglio sicuramente, soprattutto da Martina Franca, perché è più ruspante e selvaggio. Grazie a tutti i referenti, persino anche tutti i referenti, persino a quelli più briganti. No, vabbè, c'è bisogno spiegarlo perché più briganti, perché Stefano Novarese è piemontese, quindi noi li diamo del Sabaudo. C'è Rocky Parente che ci dice: quanti giorni sono previsti per completare interamente il cammino? 15 giorni, 2 settimane, ma come abbiamo detto prima è possibile scomporlo in 2 blocchi da una settimana e prendere l'Oxenium a Crispiano. C'è però, prima che mi tiri le orecchie Nunzio Ravazza, volevo farvi Nunzio volevo farvi vedere invece i sigilla. Cosa sono i sigilla? Sono quelli che in Spagna, i sellos, cioè quando si va con la credenziale, che ora vi faccio vedere, come in tutti i cammini europei si timbra, e quindi anche sulla ellenica del cammino materano funziona allo stesso modo. Questi sono alcuni, poi nel frattempo ne abbiamo fatti altri. Facciamo vedere subito quello di Martina, perché se no, che è quello che è il secondo a sinistra, che se no ovviamente Nunzio ci toglie il capocollo e non va bene. C'è quello di Mottola, tra l'altro ogni sigillo che è stato di Bracano,
che la persona che si occupa per noi della comunicazione racconta una storia, per esempio Crispiano è quello che vedete qui, cioè, anzi ve lo faccio vedere qua, vediamo se riesco a, diciamo, ingrandire, eccolo qua, scusate, ma come vedete anche giorno per giorno imparo anche io meglio ad usare questo programma. Allora, quello di Martina è questo qui che vedete, è proprio riprende la leggenda di San Martino e il mantello. Mottola, per esempio, è stato realizzato con una formella ritrovata proprio ultimamente. Quello di Crispiano, invece, rappresenta Zeus Xenios, che era Zeus, era il protettore proprio dei viaggiatori, perché era la divinità del confine, come era del resto in Nord Europa con Odino, non a caso, anche se il viaggiatore per eccellenza è Hermes. Però nella mitologia greca gli archetipi significano quello che significa il loro contrario. Quindi Hermes è lo spostamento, il messaggero, ma quello, il padrone dei confini era Zeus. Mentre per esempio con Carovigno abbiamo lavorato invece su Celere, mentre per esempio con Montescaglioso, con l'angelo, Brindisi il cervo, però sono storie che vi racconteremo poi anche nella guida e che insomma vi renderete conto voi stessi che hanno anche un grande, diciamo, valore. A proposito di Crispiano, volevo aggiungere che è stato fortemente da me voluto e Paolo, devo dire, ha accolto la mia richiesta nello scrivere Callisplana. Callisplana, da cui recenti studi adducono appunto il nome di Crispiano, in realtà vuol dire Callisplana, cioè tratturo pianeggiante. Perché tratturo pianeggiante? Perché qui in questa parte, in questo altopiano in cui è situato Crispiano, voi una volta giunti a Martina, superato il bosco delle Pianelle, vi affaccerete su tutto che è quello che è il Golfo di Taranto. Quindi avrete modo di vedere dal punto più alto di Crispiano tutto l'arco ionico, che praticamente vi farà vedere addirittura anche la Calabria. Quindi da questo altopiano Callisplana e quindi Crispiano. Io tra l'altro non volevo invece farvi vedere anche questo, cioè, noi abbiamo un ufficio reclami, cioè, che è quello rappresentato da Ettore, che a cui potete rivolgervi nel caso, insomma, praticamente abbiate, diciamo, qualche cosa. Ovviamente volevamo anche poi chiudere con un sorriso, perché ormai siamo da 1 ora e 8 minuti in onda e non vi vogliamo dare, diciamo, il colpo di grazia di domenica. Se io più che altro chiederei se ci sono altre domande, quindi scriveteci, parlate ora o mai più. C'è Emilia Cavelli, si è bloccato, no, probabilmente Emilia hai tu qualche problema di connessione. Vediamo se ci sono altre domande da parte, diciamo, di chi ci ascolta. Allora, niente, noi per quanto riguarda la via ellenica, come per la via Peuceta, una cosa importante per le credenziali, vi devo far vedere le credenziali, scusate, questo mia culpa. La credenziale del Cammino Materano, ok, allora... La credenziale del Cammino Materano è uguale sia per la via Peuceta che per la via ellenica. Si richiede tramite il sito, compilando il form e facendo una donazione che volete voi, noi ve la spediamo a casa. Ovviamente in tempi di coronavirus non possiamo garantire i 20 giorni che garantivamo prima con le Poste Italiane, quindi chiedetele lo stesso, Esther cercherà di inviarle tutte insieme appena possibile, stiamo cercando di razionalizzare ovviamente anche gli spostamenti. Quindi anche questo è importante. Dopodiché però, Antonio Mojito ci ricorda, dice: nessun colpo di grazia, è un piacere ascoltarvi, grazie a te. Allora, noi sulla pagina di Cammino Materano continueremo a dare contenuti, perché è importante che in questo momento, soprattutto con l'affacciarsi
del sole, manteniamo sempre i motori caldi perché appena sarà possibile, almeno io ho una voglia pazza di andare a camminare e quindi credo che faremo altre interviste anche a camminatori che hanno percorso, quindi Stefano, Domenico, diciamo, state pronti. Quindi tenete sempre d'occhio la pagina, vi daremo contezza. Probabilmente a metà settimana parleremo di via Sveva. Quindi c'è Michele Visicchio, ma anche Marcello che l'hanno percorsa. Quindi insomma parleremo anche di quello. E insomma, pian piano metteremo poi a posto tutti i contenuti. Un giorno sì, un giorno no. Come vedete, ci sarà. C'è la presentazione dei comitati, però quello con un video statico. Quindi, come vedete, ci stiamo dando da fare, stiamo lavorando affinché poi tutto torni alla normalità il prima possibile. Angelo, se mi permetti, faccio il riepilogo dei libri che avevo, visto che Sì, abbiamo tanto come no. tempo. Abbiamo tanto tempo, magari è un'occasione per leggere un po'. Allora, il primo che vi avevo suggerito è questo, Un popolo di formiche, scritto da Tommaso Fiore. Questa è un'edizione datata, magari non so se riuscirete a trovare qualcosa in commercio, è un po' più difficile da trovare, però vi assicuro che vi darà un'immagine nostalgica della Puglia. L'altro è Pellegrino di Puglia, scritto da Cesare Brandi. Questo lo trovate edito da varie case editrici. Don Tonino Bello, La bisaccia del Pellegrino, un altro titolo interessante che vi farà camminare anche interiormente. Quest'altro libro molto bello, vediamo se riesco a farvelo vedere. Partire, tornare. È un libro di Franco Ferrarotti. Cercate una ricerca su online, sicuramente troverete. È un bellissimo libro da leggere. Altro suggerimento letterario: Filosofia del camminare di Duccio Demetrio. Altra bellissima lettura che vi consiglio. E in ultimo, ma non in ordine di importanza, questo forse sicuramente è un po' più noto, però è L'elogio alla lentezza, che è il titolo di Davide Le Breton, Camminare. Va bene, amici, buona lettura e grazie per la vostra pazienza. Va bene, allora vi salutiamo tutti e grazie per averci seguito anche questa volta. Tenete sempre d'occhio la pagina Cammino Materano, che in questo periodo è piena di contenuti, piena di suggerimenti letterari, di viaggi, ce le stiamo inventando tutti. Cioè Domenico Bruno dice che ho voglia di ripartire. Domenico non lo sa, ma dovrà fare un'intervista breve, ma noi ovviamente le cose le mettiamo sempre avanti a fatto compiuto. Grazie ancora, ci rivediamo su questa pagina e con le prossime dirette. Ciao. Ciao!